Pensa se non fosse così, se non avessimo questa grande spinta, questa voglia, che poi da dove viene? È nascosta, nascosta dentro di noi, non ce l'hanno tutti. Noi sì, noi 90.000 di Officina del Pilota. Appassionati, a tal punto che se qualcuno provasse a spegnere il nostro entusiasmo, perderebbe solo tempo. Quando compri un'auto che hai sognato e per la quale hai fatto molti sacrifici, realizzi un sogno. Questo è solo il primo step. Poi devi portarla in un bel posto dove ci sono belle strade, belle curve, un bel panorama e ovviamente devi essere accompagnato dalle persone giuste, gli amici, per condividerla, per farla notare, per farla apprezzare. Non c'è niente di più bello, tra di noi è così. Sa! Cioè, voglio fare qualcosa oggi, devo fare tutto io. C'è come audio, sempre. Audio. Se poi abbini quegli arrosticini lì con una bella birra abbondante, da sempre dall'alto verso il basso, mai come il turco, perché allora il sogno diventa realtà. Ragazzi, 90.000 iscritti al canale, road to 100.000. Andiamo a 100.000. Oggi vi propongo una Nissan Silvia S15 Spec R, che è bellissima da guidare. Prima di iniziare la visione del video però iscriviti, se ancora non l'hai fatto, lasciami un bel like, attiva la campanella e ovviamente, lo sai che ci tengo, commenta questo video come se non ci fosse un domani. Buona visione. Pronto l'arrosticino, dopo la dichiarazione d'amore mi permetto di farti un bouquet d'arrosticini, mio caro, eccolo qua. Prego. Meno male che sono etero, altrimenti ci provavo con te. La prima volta che guido una Spec R. Cioè, sei marce questa rispetto. Sei marce. Giorgio. Grande Giorgio. Grazie. Ciao. Che è un piacere. Anche per me. Guida a destra. Un po'. Mi fa paura. Però è l'emozione di guidarla è talmente tanta che chi se ne frega che è a destra. Poi questa non è che la trovi con la guida a sinistra. No, non esiste proprio. Se ne vedi qualcuno in giro, c'è il kit di conversione con il cruscotto della S14 convertito con la guida a sinistra. Ma sennò questa qua nasce solo ed esclusivamente guida a destra. Bene. Caro Giorgio, la sento bella leggera. Quando guido le giapponesi le metto tutte in fila, nel senso, mi viene da fare dei termini di paragone proprio con le auto giapponesi. Io guido la Subaru, abbiamo visto la Skyline GTR R34 V-Spec, meravigliosamente fantastica, targhe oro. Però questa c'ha dinamicità di guida già diversa, nel senso che la sento più leggera. 1240 1260 kg, siamo lì comunque. Che bella che è come linee. Mi piace proprio, è filante. Sembra una macchina attuale dalle linee che c'è, è del 99. Sì. Non è una macchina che è uscita 2-3 anni fa. Sembra anche una macchina che ha 22 anni sulle spalle quasi. È una bella vecchietta tenuta benissimo. Ogni volta che la guida è come se è la prima volta. Che quando aspettavo. Una macchina ti piace. Dov'è che l'hai presa questa? A GSM Import, a Fabio Stoio, da Fabio La Spina. Ah, tutti là. Sì, ormai è la Mecca. Piace lo che pressione abbiamo adesso? Allora, di picco sta 1 a 1. Beh, dopo, e fa così? Sì, dopo di costante 0,8-0,9 stiamo lì. È il rapporto peso potenza, perché la macchina è leggera. Poi adesso siamo carichi, abbiamo i bagagli dietro, ci sei tu, ci sono io. Quando sei solo, il motore, ragazzi, SR20 DET, chi non lo conosce, è un motore turbo. Che cosa succedeva nel 1999? Nasceva lei,
e quegli anni lì intorno a quella data lì sono stati anni d'oro. Una macchina impressionantemente semplice in termini di produzione, una macchina assolutamente filante con delle linee meravigliose ancora oggi, che quando passa ti fanno il pollice in su, i bambini si girano e anche gli adulti come me, come noi. È bella, bella da vedere. Poi questo cerchio da 18 che ha messo Giorgio è fantastico, fantastico. E soprattutto il discorso che lei si lascia guidare, non ha controlli di trazione, non ha diavolerie elettroniche, all'ABS ovviamente, ha una trazione posteriore. Stiamo attenti, vediamole di lei, ma guarda un po' come si guida sto gioiellino. Suono, accelerazione, frenata buona, impianto stock. Sarà il suo peso leggero che le permette di andare così bene. Velocità alte, 130 km orari. A scendere giù non ho problemi con i freni ancora, a differenza di quello che ho subito con la Mini, con l'impianto RBC. Bellissimo il volante Sabelt, non è un calice ma viene comunque un po' vicino a te. Il cambio delle auto giapponesi, senza parole. Sali su una MX5 è una bomba, sali su una Silvia è fantastico, sali su un 350Z, gli innesti sembrano calamitati tra loro, proprio chirurgici. Stock, stock, stock. Che bella sensazione questa del cambio così. Ti mette in connessione immediatamente con l'automobile. Tre pedali e vai, un'altra con tre pedali. La Spec R ne ha 6 di marci, guarda. E questo scarico che parla con te. Bellissima, raga, che macchina. Non è una scoperta, ovviamente, l'abbiamo vista tante volte su YouTube. Come telaio non lo so ancora, mi piacerebbe provarla su delle curve a percorrenza più veloce, perché ho la sensazione che sia un po' scollegato davantreno col retrotreno, come se al centro del telaio ci fosse, mancasse un po' di rigidità. Ma poi alla fine chi se ne frega, perché come si guida bene, quanto è piacevole guidare questa macchina, tanto. Non delude mai il caro Giappone di quegli anni lì, amici miei, non delude mai. Anche lei sale molto bene, aggredisce tanto l'asfalto. Ogni volta che rilascio il gas mi ricorda che è un turbo. Camper davanti a noi, mi toccherà fare un sorpasso. Dai, io la macchina con la guida a destra non sono abituato a guidarla. Pure lei ti fa divertire, mi dà quasi feeling immediato, bella da controllare sui tornanti un po' più stretti. Thank you.
divertente. E anche la frenata con l'impianto stock non lascia desiderare, certo non è portentosa, sale di giri bene. Quando sei troppo alto di giri in seconda tende a scodare dietro ed è una cosa che non si deve fare, errore mio, però comunque ti perdona tanto. Anche i pedali messi nel punto giusto. Vedi, quando dico che con 260-270 cavalli e un peso inferiore ai 1300 kg ti puoi divertire tanto? Ecco, questa è la macchina che ti racconta benissimo questa favola. All'anteriore dei pneumatici che monta non ti dà tanta fiducia. Una lepre, l'ho quasi presa. Poco grip all'anteriore, ma questo è dovuto al fatto che i pneumatici non sono molto performanti. Macchina tutta da guidare. Scollina e viene sul forte. E il motore ha un'erogazione bellissima, pulita, sincera, il turbo ha una bella coppia. Che voto dovrei dare a questa macchina, ragazzi? Per quello che è il mio modo di ragionare, di vedere i motori, altissimo. Un voto altissimo, bellissima. Il Giappone non delude mai. Sapete, ragazzi, fare i passaggi equivale a dire farsi 10 km a piedi. Io moro. Raga, adesso io questo video lo pubblico così e faccio vedere tutto. Lo vedi questo uomo qui, lo vedi? Questo è un altro volto che non dimenticherete mai. Appelli. Poi... Farino, polpetta e cicoria, oramai il prosciutto è superato. Eccola, prego. Mamma. Questo è uno slogan pubblicitario. È un super panino, guarda qua. Da veterano questo qua, da veterano. Oh. Sei pazzo? Oh. Che cosa ci hai portato? Che c'è lì dentro? Dentro c'è una crema di fave e pecorino con tartufo fresco fatto sopra. Vabbè, ma tu chi sei? Ma tu sei il messia. No, raga. Ma sentissimo questo male. Prima assaggina, adesso arriva il secondo assaggino. Al raduno? Sì. Chi viene da fuori, nel senso dal nord al sud, siamo in Abruzzo, ragazzi, lo facciamo anche dormire. Metti caso che beve e mangia troppo. Metti caso che il baricentro si abbassa troppo e non riesce a stare in piedi. Noi abbiamo questa bella prateria a disposizione per tutte le tende. Parcheggio per camper, per roulotte, quindi per ogni evenienza. Sarà una cosa spettacolare. Assolutamente. Grande. Faremo una super colazione al mattino con uova fresche al tegamino, pecorino alla brace, quindi Madonna mia. Vedrete che roba. Secondo me chi si mette con la tenda qua rimane per un mese. Lo stingo di maiale è stata la ciliegina sulla torta. Ti ha ammazzato proprio. Ma quello mi ha rimesso al mondo invece. Grazie Gio. A voi. Abbiamo passato una bella giornata, devo dire. Oggi ho goduto tanto, sia per la macchina che per gli arrosticini. E lo stingo di maiale. Evviva l'Abruzzo. Quello sempre. Sei un grande. Sei un grande, grazie. Grazie, mi hai fatto provare sto gioiello. Macchina strepitosa. L'ho provata anche io. Bellissima.
Senti, è arrivato il momento di assaggiare questi. Frankie Ghost Hollywood, apri, va. Tanto perché oggi abbiamo mangiato poco, no? Del nord, del sud, della Sicilia, della Sardegna. Se non venite qui in Abruzzo a fare il nostro raduno, siete pazzi, perché quella giornata che trascorreremo insieme sarà indimenticabile. Lasciaci un like, iscriviti al canale, perché troppa gente vede i video e non si iscrive. Per noi è importante, per voi è un click ed è gratuito. Un commento. Quindi un commento, sì. Commentate la sua macchina. Io non ho più parole per esprimere la sua bellezza. La guida è fantastica. Bravo, bel lavoretto. E ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao!